E la testimonianza di chi? Di chi vede e vive tutti i giorni con i ragazzini e parla con loro e ha la possibilità di avere un papà che ne sa e quindi ha un riferimento e che però scopre dall'altra parte, e stiamo parlando di Inghilterra, quindi non voglio dire dove ci si aspetta che siano molto più avanti, e vede che in realtà questi nativi digitali sanno come schiacciare, ma poi non sanno cosa c'è dietro. E allora vi presento con la voce adatta Mario Camisani Calzolari, che è mio figlio e che è un vero geek e aveva voglia di dirvi delle cose. Mario. Buonasera a tutti, io sono Mario Camisani Calzolari, ho 11 anni, scusate se il mio italiano non è perfetto perché crescendo a Londra non è la mia prima lingua. A casa è pieno di device di ogni tipo per ogni tipo di situazione e questo ha causato la mia passione per la tecnologia. Infatti a me piace programmare in Python, voglio imparare C++, E sicuramente mi piace la cybersicurezza. Spesso, grazie a tutte queste informazioni che ho ricevuto in questi anni, sono il punto di riferimento per i miei amici, sia per problemi tecnici, sia per problemi che si vanno a infilare dentro. Ho trovato che la causa di questi problemi è la mala informazione che gli è stata spiegata. Non gliela spiegata nella scuola, né i genitori, neanche gli amici, e questo può causare tanti problemi. Come per esempio, non possono sapere quello che sia legale e illegale senza che non glielo spieghino. Magari usano un gioco craccato, magari rubano una password a un amico. Sanno che è sbagliato, ma non hanno la più pallida idea che sia illegale. Magari non gli è stato insegnato a creare una password sicura e gestirla. Per esempio, la dicono a un amico. E io gli suggerisco sempre di pensare alla loro password come se fosse la loro porta di casa. Più sicura è, più difficile è da entrarci dentro. Un'altra cosa che è molto facile da fregarli in questo punto di vista è il phishing, perché non gli è stato spiegato il concetto magari del phishing e come riconoscere un attacco di phishing all'attacco non phishing. Un esempio di come difendersi da questi attacchi è imparare domini, cioè fai finta che ricevi un'email da poste.it.assistenza che ti chiede di mettere i tuoi login credentials per confermare una spedizione. Per distinguere il sito vero, cioè il dominio vero, il dominio falso, basta guardare la fine. Lo dico sempre ai miei amici questa cosa. Quindi se finisce con .it, ovviamente gli dico che sarà il sito corretto. Un'altra cosa che sono molto vulnerable è la geolocalizzazione. Probabilmente non gli sarà spiegato a scuola o in casa che se vai su un sito o installi un'app ti può traccare la location e quindi non avranno la più pallida idea che questo può accadere. Non sapranno, perché non gli è stato spiegato, non sapranno come spegnere questa opzione, non sapranno come proteggersi. E parlando un po' di questo argomento di che non gli hanno spiegato questi tipi di informazione, ci sono anche i banner. I banner, gli dico sempre ai miei amici, gli spiego questa cosa, è tipo un overlay, gli dico. Un overlay di solito con tasto download. E di nuovo, non gli è stato spiegato come riconoscere un tasto download del sito ufficiale, fai finta di Microsoft, quando installi Visual Studio, per esempio, ha una banner a caso dove ti puoi far installare qualsiasi tipo di malware, ransomware, eccetera. Un'altra cosa che è molto importante da spiegare, ma non hanno ricevuto questo tipo di informazione, sono i social, come star sicuri, sapere che non è proprio per la nostra età. Infatti in Inghilterra devi avere un minimo di 13 anni per avere un account sui social. Non ti è stato insegnato che può succedere cyberbullismo, anche il doxing, e magari non sanno, perché non gliel'hanno spiegato, che il cyberbullismo può essere una cosa più pesante o magari uguale al bullismo in vita reale. Per ora concludo che secondo me dovremmo insegnare sia a scuola sia in famiglia, dagli amici anche se hanno la capacità di insegnarlo, come navigare nel digitale in un modo sicuro, perché se no come fate? Grazie! Anche lui è così per davvero. Che sono io quello che alimenta.
Ma tu da grande vuoi diventare come papà? No. No, Speriamo, forse voglio fare una professione dentro. Cosa vorresti fare? Forse una professione dentro il settore dell'informatica. Così così. Senti, ma ce l'hai l'account social alla fine? No. No? Che vuol dire no? No. Un po'. Neanche con l'account di papà puoi andare sui social? Sì, cioè, una volta lo guardo con lui, YouTube, cose così, però... Senti, e ChatGPT lo usi invece? Sì, a volte perché degli... Per fare i compiti? No. Per fare i compiti no? No. Sei l'unico? No, per chiedergli assistenza su magari le mie domande di programmazione. Ah, però adesso oramai si può fare programmazione anche con ChatGPT e con Bard? Sì. Però lo rende più facile. Lo vedi come uno strumento che ci aiuta o come un problema? Sì, però può anche essere usato non nel modo più onesto. Senti, diciamo. C'è mio figlio che ha un paio di anni più di te che mi sta bombardando perché vuole fare il dropshipping. Voi tutti sapete cos'è il dropshipping? No. È vendere con un negozio senza avere un negozio, praticamente. Ve l'ha detta male. Digli di no. Tu vuoi fare il dropshipping anche? No. Mi aiuti a convincerlo? Sì. Non lo fare, semplice. Non lo Senti, fare. L'ultima cosa, la privacy per voi giovanissimi, chiamati giovane poco, è importante o no? Non per te, per voi. Per noi, secondo me, se si spiegano i concetti giusti, allora sì, perché la privacy per tutti è importante, no? E quindi sì, secondo me. Soprattutto è importante che papà non ti guardi la chat sul telefonino? No. No, non hai problemi? No. Che cosa usi, WhatsApp? Sì, per scrivere al papà, alla mamma, mio fratello, Leo. Papà ti sta lì che ti controlla. Marco, vieni qua. No. No, guarda, sai che però è cresciuto libero da questo punto di vista. Parlando un attimo anche seriamente, per noi genitori questa roba è un problema. Perché gli mettiamo in mano una cosa con cui poi è complicato dire quanto li controllo, come li controllo, i filtri parentali funzionano, quanta libertà gli posso lasciare. Non è banalissimo per molti. E poi pensa anche per genitori meno esperti di tecnologia di te. Guarda, qui c'è un pubblico di esperti e persone di alto livello da ogni punto di vista e quindi posso dire che nel mio caso ho dovuto applicare un po' meno restrizioni rispetto a quelle che consiglierei altrimenti in un altro contesto più, no, di massa, ad esempio. Non direi mai, direi assolutamente di utilizzare i parental control al massimo, vietare quello che, perché se la famiglia non è in grado di aiutare culturalmente il figlio, chiaramente deve per forza adottare questi strumenti. Nel mio caso, avendo lavorato più sulla loro cultura di base, no? Da questo punto di vista, più che sul divieto, sono abbastanza liberi e il cosa è sbagliato lo sanno già loro. Controllo sì, ma spesso non c'è bisogno perché gli è già chiaro cos'è giusto e cosa no. Senti, come intervista doppia risposta del papà, risposta del figlio, si parla molto adesso di tornare indietro e vietare la tecnologia a scuola. Torniamo al libro e alla penna. La tua risposta? Assolutamente no, perché comunque la tecnologia, credo tra un po' di anni, molto probabilmente, sarà parte della nostra vita quotidiana. E quindi tu no? Quotidiana. Risposta di papà? No, non vietarla, introdurre nella didattica scolastica nel modo corretto il digitale e non usarlo semplicemente come uno strumento, un tablet, una lavagna. Bisogna ripensare la didattica, è dura, pesante, ma è quello che tocca fare. Marco e Mario Camisani Calzolari, grazie. Vi prenotiamo per Firenze. Selfie, bene.